Bentornati a QuiTalk, il programma di Qui Salute. Parliamo di una cosa decisamente interessante, come sappiamo e ci tengo a dirlo. Il 30% della nostra vita non si può cambiare. È genetica, è un dono che ci fanno i nostri genitori alla nascita. Mentre il 70%, scientificamente chiamata epigenetica, è migliorabile. Sì, la nostra vita si può cambiare, si può migliorare. Al 70%. Come? È molto facile. Con una buona alimentazione, movimento e sport e buoni rapporti. È per questo che con i buoni rapporti abbiamo qui un personaggio interessantissimo, Nicoletta Gandolfi. Dottoressa, io una domanda, me l'han fatta qua, ma ce l'ho anche in testa. Le donne sono motore di progresso. Come mai, dottoressa? Perché questo è il titolo dell'evento di oggi, dove ci troviamo in un palazzo bellissimo, che è il Museo della Scienza e della Tecnologia, appunto. Sì, le donne sono un motore di progresso, questa è una frase pronunciata dalla dottoressa Diana Bracco, di Fondazione Bracco, e sicuramente uno degli esempi italiani ma internazionali della tenacia e della professionalità di una donna che ha saputo conciliare le sue capacità manageriali con una vita anche familiare, privata, ed è a capo di uno dei colossi oggi di un'azienda che è leader in sanità. Oggi siamo qui proprio per festeggiare la giornata delle donne e delle ragazze nella scienza, proprio per promuovere, per valorizzare le donne che sono impegnate in ambito, nei più svariati ambiti tecnologici e scientifici, proprio perché a loro che va la nostra attenzione, alle più giovani. Questo evento lo ha promosso Commissione Donna della Società Italiana di Radiologia Medica e di Interventistica e in collaborazione con Fondazione Bracco. Al di là di quello che può essere una questione di parità di genere, dove la scienza è uguale per tutti, sia per uomini che per donne, la nostra volontà è proprio quella di valorizzare e di aiutare le donne nella loro crescita professionale e lavorativa. E quali sono gli obiettivi per queste donne giovani che hanno intenzione di procedere per la loro carriera, per prendere spunto proprio da Leonardo, e siamo qua nel Museo del Volo, le donne che riescono a volare molto in alto nella vostra professione? Diamo forza alle giovani? Certo, diamo forza alle giovani, perché io dico sempre che i giovani sono il nostro futuro. Poi io sono madre di 3 figli giovani, ci mancherebbe altro che non fossi per i giovani, ma proprio perché una società scientifica come la CIRM e come tutte le altre società scientifiche deve occuparsi della formazione, e proprio dai giovani noi partiamo. Formazione che non vuole essere solo una formazione innanzitutto clinica, medica, legata ovviamente alla nostra disciplina che è la radiologia, ma anche formarle negli aspetti che possono essere quelli più prettamente organizzativo gestionali e dare sicuramente grande spazio alla ricerca scientifica. Perché senza ricerca, senza scientificità, non si va da nessuna parte e non si arricchisce quel patrimonio, oltre che personale, che è quello che poi è un volano anche per la carriera di una persona. La parola volano mi fa subito venire in mente che la porto via, andiamo a parlare direttamente con voi in altra maniera nel congresso che c'è proprio qui sotto, perché la CIRM sta viaggiando alla velocità della luce. Nicoletta, vorrei tanto riaverla ancora in qualche altra puntata, e sicuramente ci sarà l'occasione, perché state facendo veramente delle grandi cose, il progresso si vede, si sente e si assapora con le giovani e con le signore, e questa giornata mondiale sarà festeggiata nel dovuto modo.